Splendido e i suoi ragazzi acclamati per una prova di grande sostanza anche in 10 uomini. Perdiamo l'imbattibilità dopo 3 anni contro una grande Spagna, ma è un risultato giusto alla fine quello del campo. Ma le partite sono così, a volte certi episodi le condizionano. Il primo tempo sarebbe potuto finire 1-1 tranquillamente, poi è chiaro, loro giocano molto bene, benissimo tecnicamente, tengono la palla, però è un dispiacere così, perché saremmo dovuti rimanere in 11, abbiamo fatto un errore che a questi livelli non ci devono fare. Partita è girata alla fine del primo tempo, la grande occasione di Insigne e poi l'espulsione di Bonucci. Dal campo l'episodio dell'espulsione di Bonucci, come l'avete visto? È stata una leggerezza lì o il primo giallo piuttosto? Io no, non l'ho vista sinceramente, devo rivedere, ma non l'ho vista, ma questo non cambia niente. Leo doveva fare attenzione prima, quando si è fatto ammonire per proteste, lì non deve farsi ammonire. La partita è stata bella, bellissima, e secondo tempo siamo stati bravissimi, perché comunque fare un gol e non subirne contro loro è stata una bella prestazione. Complimenti ai ragazzi per quello che hanno fatto, veramente. Per la prima volta nella sua gestione ha cambiato in corsa l'intero centrocampo, cercava forze fresche lì in mezzo. Avevamo bisogno di giocatori un po' più freschi, perché comunque sono giocatori che stanno dando tanto, quindi nel momento che abbiamo fatto i cambi sicuramente la freschezza ci ha aiutato. È stata una partita molto difficile psicologicamente per Donnarumma, è stato fischiato ogni volta che ha toccato palla, le è dispiaciuto? Sì, mi è dispiaciuto, sì. Un'ultima, loro hanno giocato con un 2004, un 2002, un 2001, da San Siro per i club italiani parte anche un messaggio: diamo più chance ai nostri giovani perché poi servono pure alla nazionale. Sì, questo è giusto. Anche noi avremmo potuto giocare con qualche giocatore più giovane in più, però poi dopo ci sono delle situazioni che vanno rispettate a volte. Però la squadra giovane è la nostra. Credo che stasera questa partita, nonostante la sconfitta, ci abbia dato una grande forza. Grazie.